La cosa che a me piace molto è quella di essere un po' come uno specchio, in maniera tale che puoi cercare di comprendere quali sono le cose che ti fanno piacere, le cose che sono giuste per te. E allora è quello che mi piace mandare agli altri, sia imparare ad ascoltare il proprio corpo, perché poi nel mio percorso, alla fine, andando così, ho cominciato a lavorare facendo shiatsu sul corpo degli altri. Mi sono innamorata del lavoro sul corpo e del corpo, perché questa è l'altra cosa importantissima. Ed è quella che noi l'abbiamo dimenticato, noi lo dimentichiamo il corpo, ed è invece la cosa più importante che abbiamo, l'unica cosa che abbiamo in prestito. Devo dire che dopo tanti anni, in questi ultimi anni, incomincio a sentire un'apertura su questo genere di corpo. A un certo punto una mia amica mi ha detto che c'era questa valigia rossa. Era praticamente fare queste riunioni in casa dove si vendevano, si proponevano, si facevano conoscere tutti questi giocattoli sessuali. Quindi sono andata, ho fatto la formazione e devo dire che all'inizio è stato faticosissimo. Quando ho cominciato a fare queste riunioni, lì mi si è aperto il mondo, perché ho scoperto una difficoltà di parlare di sesso, di rapportarsi con la propria vagina. Io ho lavorato molto vendendo le palline geisha, che sono quelle che aiutano a stimolare la muscolatura del pavimento pelvico. Io facevo più educazione alla fine, e quello veramente che mi ha sconvolto era trovare donne, anche ragazze giovani, era proprio questa difficoltà di entrare nel discorso del piacere e di entrare nel discorso del gioco. Mi ha molto colpito questa esperienza, sia per quello che ho dato agli altri, sia per quello che ho provato io. E a un certo punto ho scritto questo libro, che si chiama Io e Lei, manuale di manutenzione olistica per una vagina consapevole. Mi sono messa a parlare dei bagni derivativi, di giocattoli sessuali, di tutto quello del preservativo femminile che nessuno conosce, delle erbe da usare, per esempio anche tutto il problema della menopausa, che ormai è diventata una malattia, come una malattia la maternità. Siamo in menopausa e dobbiamo prenderci le pastiglie perché dobbiamo continuare ad avere mestruazioni, così la vagina continua a essere lubrificata, perché così abbiamo la pelle fresca. Rendiamoci conto, ritorno al discorso della chirurgia estetica, dell'accettazione del tuo corpo e della tua età. Un lavoro molto bello, molto profondo. Ho scritto questo libro, un manuale piccolo, agile, con dei fumetti, proprio perché passasse questo discorso di leggerezza. C'è una cosa leggera per poter parlare di vagina. Ci sono stati anche dei begli incontri con questa cosa, delle donne che si sono avvicinate proprio perché questo discorso di sessualità è considerato purtroppo ancora una cosa di cui non parlare. Perché c'è il discorso, ah no, è una cosa di intimità, di sesso. Io dico, non è che io voglio sapere quante volte lo fai, questa è una cosa di intimità che tu vivi, ma se tu sei serena per quello che fai, se provi piacere, no, anche il solito discorso, che anche se non provi piacere, magari stai con quella persona, devi capire magari se per te effettivamente il piacere sessuale è importante, perché ci sono persone, per esempio, che hanno gli ormoni a palla e devono farlo 5 volte al giorno. Ci sono persone che hanno meno ormoni e anche magari una vita intellettuale, introspettiva diversa, e magari possono farlo una volta al mese e sono contentissimi. Ci sono persone che amano fare gli scambi di coppia. Qual è il problema? Ma se a te non piace
e all'altra o all'altro piace e tu ti adegui, no. Cioè, questo è il discorso della sessualità. Qual è la cosa giusta per me? È questa l'avvicinarsi alla sessualità. Sessualità, piacere e corpo. L'amore che cambia è l'amore. L'amore non può essere fermo, l'amore deve cambiare. L'amore è a continua trasformazione, è la tua continua trasformazione. Se tu ti ami, cambi continuamente. Se tu ti ami, se tu ami gli altri, cambi continuamente. La vita, ogni 7 anni cambiamo completamente tutte le cellule del nostro corpo. L'amore che cambia sta già in sé. Il cambiamento è nell'amore, l'amore ti permette di trasformarti, l'amore ti permette di cambiare. L'amore statico non esiste, non è amore. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.